Ragazze, buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Non vedete la mia faccia perché non serve, come avete letto dal titolo. Oggi vi voglio mostrare un mini kit per manicure, precisamente per semipermanente, che proverò a fare in casa insieme a voi. Allora, piccola ma doverosa premessa: io non sono un'estetista, non sono un'onicotecnica. Quindi non ho assolutamente nessuna qualifica di questo tipo, non voglio insegnare niente a nessuno, per carità, non ne sarei mai all'altezza. Tutto quello che faccio in questo video è mostrarvi all'opera questo kit, mostrarvi il kit innanzitutto, mostrarvelo all'opera, farvi vedere come lo utilizzo io, darvi le mie prime impressioni in diretta. Farvi vedere l'applicazione e la rimozione, tutto qua come se stessimo facendo due chiacchiere tra amiche, niente di diverso da questo. Bene, bando appunto alle chiacchiere. Il kit in questione che vi voglio mostrare è questo qua. Le Mini Macaron, è il nome del kit. Come potete vedere, è un kit per manicure in gel, come dice qua. Molto carina anche questa immagine dei macaron. Il kit è viola, ma esiste in diversi colori. Chiaramente il colore della confezione esterna corrisponde poi al colore dello smalto che vi è all'interno e anche della piccola lampada a LED a forma di macaron che intravedete qui, ma ora vi vado a mostrare per bene tutto il contenuto. Allora, come dice qui, il kit contiene la lampada LED, lo smalto 3 in 1, una limetta, uno spingicuticole e 10 pad per rimuovere il prodotto. Bando alle chiacchiere, lo vado ad aprire e vi faccio proprio vedere il contenuto. Allora, innanzitutto, la prima cosa che esce è la lampada, bellissima, a forma di macaron. Eccola qua. Che appunto è viola, del colore dello smalto che io ho scelto. Chiaramente il colore varia in base allo smalto che scegliete. Questa è una piccolissima lampada a LED, come potete vedere, ci entra un dito alla volta, uno solo. Si smonta, essendo magnetica, si riattaccano i due pezzi e si monta in questo modo qui. Qui dietro si attacca. Adesso vi faccio vedere, nel kit c'è anche il cavetto. Allora, all'interno c'è una scatolina. Nella scatolina escono queste cose qui e precisamente le istruzioni, ovviamente il foglietto di istruzioni che ora andremo rapidamente a guardare insieme. I 10 pad per togliere poi lo smalto quando sarà il momento. All'interno c'è uno spingicuticole e una limetta. Che però io non andrò ad utilizzare, dopo vi spiego perché. Lo smalto, eccolo qua, questo è il colore che ho scelto io, che si chiama Room Resin, precisamente. Non so se sia scritto, eccolo qua, è scritto sotto. Però si veda, eccolo, questa è la colorazione che ho io. E questo è il cavetto per attaccare la lampada a un dispositivo, perché la lampada è appunto a questo tipo di funzionamento qui. Allora, io diciamo che ho già preparato le unghie, quindi le ho limate, ho spinto indietro le cuticole con un bastoncino che avevo io a casa. Non vado ad utilizzare questa lima che vi mostro qui dentro perché, avendo io le unghie molto sottili e fragili, non mi piace l'idea di andarle a limare. Quindi per limare sopra intendo, quindi per opacizzarle io utilizzerò un buffer, un semplice bufferino che avevo io a casa e uso lui, insomma è un po' meno aggressivo. Vediamo un attimo le istruzioni proprio al volo, vediamo se dicono qualcosa di significativo, anche se insomma più o meno credo che insomma spiega più o meno come si utilizza, ma insomma adesso lo andremo a vedere insieme. Come prima cosa andiamo a montare la lampada. Allora, vediamo un attimo come funziona. Qui c'è il cavetto. Allora, vabbè, ha un comunissimo attacco USB, nulla di trascendentale. Quest'altro attacco va inserito qui.
qua. Mentre l'attacco USB si può attaccare ad un qualunque dispositivo che abbia questo tipo di attacco, quindi io andrò ad utilizzare un power bank, ho un power bank e utilizzo lui, ma potrei utilizzare, diciamo, un qualunque dispositivo, quindi anche per esempio il caricabatterie del mio telefono oppure un computer, diciamo che una cosa vale l'altra. Provo ad accendere, questo è il bottone di accensione. Ecco qua, come vedete, la lampada si è accesa. Dopo 30 secondi la lampada si spegne automaticamente, però adesso l'ho spenta io. Detto questo, la preparazione dell'unghia l'ho già fatta, quindi non mi dilungo, non ve l'ho mostrata, diciamo, volutamente, per cui che cosa faccio? Ripongo questo mini kit che al momento non mi occorre, anche perché il bastoncino mi occorrerà poi per la rimozione. Al momento non lo uso. Prendo semplicemente il mio puffer e lo vado a passare su tutte e 10 le dita per opacizzare, in modo da favorire, diciamo, da far sì che il prodotto si leghi bene all'unghia. Allora, sono andata ad opacizzare tutte e 10 le dita. A questo punto inizio l'applicazione insieme a voi e vediamo un po' come funziona questo prodottino. Applico chiaramente uno strato molto 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 sottile. Adesso chiudo per non far seccare il prodotto. Inserisco ovviamente solo questo dito e attendo 30 secondi. Dopo 30 secondi la lampada dovrebbe spegnersi da sola, quindi aspettiamo insieme e vediamo che cosa succede. Ecco qua, come vedete la lampada dopo 30 secondi si è spenta e il prodotto è stato catalizzato. Allora, questa è la prima stesura, quindi una sola mano di prodotto. Il prodotto mi sembra, devo dire, già abbastanza coprente per essere una sola mano, non mi dispiace affatto, però volendo ottenere un colore un pochino più pieno, io preferisco fare una seconda passata, quindi rifaccio praticamente la stessa cosa che ho fatto prima sullo stesso dito. Preferisco lavorare un dito alla volta in modo da avere, diciamo, finito un dito alla volta, ma è, diciamo, un sistema mio, è più per una comodità mia. Nulla vi vieta di fare, diciamo, una prima mano a tutte e 10 le dita e poi una seconda mano a tutte e 10 le dita. Io preferisco così, diciamo, mi trovo più comoda così. Ripeto l'operazione, reinserisco il dito nella lampada per altri 30 secondi. Carinissima, devo dire, questa lampada dello stesso identico colore dello smalto, secondo me è una piccola genialata, però molto molto carina. Tra l'altro molto comoda anche questa mini lampada a LED, perché essendo appunto così piccina ha la scomodità di dover fare un dito alla volta, sicuramente ci vuole più tempo, però considerando che per ogni dito servono 30 secondi, insomma, mi sembra anche ragionevole. Di contro ha la comodità di poter essere portata praticamente ovunque con sé. Ecco qua. Questo è il primo dito dopo due passate. Come vedete, la coprenza è molto 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 alta. Non dovrebbe esserci dispersione, no, infatti non ce n'è. Io lo sto toccando, ma mi sembra proprio che non ce ne sia. Benissimo. A questo punto io ripeto l'operazione, la stessa identica operazione che ho già fatto per tutte e 10 le dita. E ci ritroviamo tra qualche minuto. Eccoci qua. Allora, io sto praticamente terminando anche l'ultimo dito, sono alla seconda passata dell'ultimo dito. Tra un po' si spegnerà la lampada. Che dirvi, primissime, ecco qua, si è spenta. Allora, innanzitutto ve lo faccio vedere. Questo è il risultato su tutte e 10 le dita. Che dirvi, lo smalto è come consistenza leggermente pastoso, ma giusto leggermente,
Bisogna avere l'accortezza di applicarne poco, quindi di fare uno strato sottile, soprattutto la prima delle due passate. Se fate due passate come me, diciamo la prima deve essere proprio sottilissima. Se ne fate una sola, va bene anche un pochino più corposa, però io personalmente consiglio di farne due, di cui la prima molto molto sottile. Il colore a me piace molto, devo dire, è sì, una specie di vinaccia un pochino più chiaro, molto molto bello. L'applicazione è molto molto facile, ripeto, io non sono un'estetista, non sono assolutamente un'esperta, quindi se ci sono riuscita io, veramente ci può riuscire chiunque. È anche, devo dire, più veloce di quanto immaginassi, perché uno pensa che dovendo fare dito per dito non arriviamo più. Invece no, perché comunque si tratta di 30 secondi a dito, quindi 1 minuto nel mio caso a dito, perché ho voluto fare due passate, però insomma in un quarto d'ora ce la si fa senza nessun problema. Chiaramente poi a livello di durata, di resa proprio e di rimozione ci dobbiamo riaggiornare, quindi registrerò un secondo video che voi vedrete praticamente attaccato a questo tra qualche giorno quando farò la rimozione. E vi dirò che cosa ne penso, quanto mi è durato, se mi sono trovata bene, se mi sono trovata male. Lo rimuoveremo insieme, così vi farò vedere anche la rimozione, sperando che non sia troppo complicata. Eccoci qua. Allora, sono passati esattamente 20 giorni dall'applicazione. Questa è la tenuta dello smalto. Come potete vedere, ovviamente si vede una notevole ricrescita, come è normale che sia, però lo smalto è intatto. È sbeccato su questo dito, solo su questo dito, però non dipende dallo smalto, ma da un mio errore di applicazione, perché ne ho applicato troppo, lo smalto ha fatto una bolla che poi è scoppiata e praticamente ha dato questo effetto qui. Però sulle altre dita dove l'ho applicato bene, come potete vedere, lo smalto è assolutamente intatto, non è minimamente sbeccato nemmeno in punta, da nessuna parte. Quindi direi che la tenuta è veramente ottima. Adesso dobbiamo chiaramente procedere con la rimozione e vedere un attimo che cosa succede. Speriamo che non sia troppo difficoltosa, perché di solito è qui che succede l'intoppo. Allora vado a riprendere questa parte del kit che vi avevo fatto vedere velocemente. La apriamo insieme. Dentro appunto c'è una limetta dello stesso colore dello smalto, un piccolo spingicuticole in plastica e poi ci sono le 10 salviettine in pacco, diciamo, che consentono appunto di rimuovere, o almeno così dovrebbe essere, di rimuovere lo smalto. Allora, sono confezionate a due, eccole qua, infatti sono 10 salviette. Vediamo che dice, remover pad, ok, quindi appunto sono questi pad per la rimozione. E nulla, proviamo ad aprirne uno e vediamo di capire come funziona. Allora, innanzitutto li dividiamo. Dice di rompere qui. Ok. Ah, ok. E poi andiamo praticamente ad infilare il dito. Ci dovrebbe essere una linguetta. Eccola, infatti, c'è una linguettina che dovrebbe consentire al pad di star fermo. Se capisco come funziona, allora. Ah, ok, una piccola linguetta, vedete, si tira praticamente questa parte qui e c'è una piccola parte adesiva per avvolgere il pad. Proviamo, vediamo che cosa succede. Infilo il dito, avvolgo. Non è che sia proprio super super comodo, forse sono io che ci devo prendere un po' la mano. Infilo il dito, ah ok, e lo blocco in questo modo con la parte adesiva. Vedete? L'ho bloccato qui dietro.
E ora praticamente ripeto questa operazione per tutte e 10 le dita. Tengo in posa per almeno 15-20 minuti e poi andiamo a rimuovere insieme, vediamo che cosa succede. Allora, sono passati 20 minuti dall'applicazione delle cartine. Adesso proviamo a toglierle insieme e vediamo com'è la rimozione, vediamo se il prodotto si è sciolto. Prendo lo spingicuticole e vado a fare questa operazione. Insomma, il prodotto si è un po' ammorbidito, però non è assolutamente tutto sciolto. Proviamo anche un altro dito, ma allora, impressioni su queste cartine. Non sono particolarmente imbevute di prodotto, quindi, come potete vedere, infatti, il prodotto si sta togliendo con parecchia difficoltà. Anzi, ci sono dei punti dove proprio non ne vuole sapere di andar via. Quindi la rimozione non è proprio delle più semplici. Vedete, in molti punti purtroppo non se ne vuole andare. Tra l'altro, queste cartine sono onestamente un po' scomode anche da applicare, perché è un pochino difficile riuscire da soli, è praticamente impossibile riuscirci, ma anche aiutati da un'altra persona c'è una parte adesiva che si stacca con un po' di difficoltà, quindi diciamo che come lavoro non è proprio dei più facili e dei più immediati. Allora, come vedete lo smalto è un po' rovinato, diciamo, dalla presenza del solvente, però non è assolutamente facile la rimozione. Io sto spingendo con lo spingicuticole, ma non viene via. Per cui a questo punto, penso di dover fare un'altra passata con un altro solvente. Allora, impressioni. Lo smalto sicuramente valido, molto valido. Ottima copresa, ottima durata, nulla da dire. Per quanto riguarda la rimozione, io non consiglio assolutamente di utilizzare le cartine in dotazione, sia per la scomodità del prodotto, io personalmente le trovo molto scomode, e sia perché, come potete vedere, insomma, i risultati sono abbastanza deludenti. Quindi vi consiglio poi di rimuovere utilizzando un vostro solvente personale collaudato e con le classiche, diciamo, cartine in ovatta e carta stagnola. Bene, io chiudo qui questo video, continuo questa operazione di risanamento delle mie unghie e lasciatemi qua sotto commenti, domande, tutto quello che volete sapere, che volete chiedermi. Qualsiasi curiosità, lo sapete, insomma, io rispondo sempre. Vi ringrazio per aver visto questo video, spero che vi sia stato utile e noi ci vediamo al prossimo se vi va. Ciao!